da quasi 3 anni fa, dopo aver fatto il pizzaiolo a Napoli per oltre 10 anni con belle soddisfazioni, con grande passione, ho deciso di rimettermi in gioco e niente, cambiare vita, trovare nuovi stimoli. E quindi eccomi qua. Quindi quando sono arrivato qui a Londra, fondamentalmente non ero preparato all'ambiente lavorativo inglese. Le cucine vengono gestite in modo differenti, ci sono diverse leggi, sono molto più severi nel rispettare certe norme. Quindi ecco, quello che mi sento di dire, magari ai ragazzi che vogliono venire a Londra per farsi un'esperienza o per mettersi in gioco, per trovare nuovi stimoli, è quello comunque di venire qui ed essere preparati, quindi di farsi consigliare, di farsi seguire e eventualmente di fare pure un corso. Comunque, pur venendo dalla scuola napoletana, ciò che mi ha aiutato tantissimo a cercare nuovo lavoro, a trovare nuovi lavori, è stato il fatto che comunque avevo collaborato già in Italia con Pizza Italian Academy, che comunque è un'accademia che è conosciuta da tantissime persone. Qui a Londra molti la conoscevano, per cui questo mi ha aiutato tantissimo ad inserirmi. E non solo ad inserirmi, ma anche insomma a reinventarmi, perché avendo chiaramente un background, una conoscenza a 360 gradi sugli impasti, sulle farine e su quant'altro, chiaramente per me è stato molto più semplice adattarmi poi a un sistema di lavoro che è totalmente differente rispetto a quello che si trova a Napoli, in Italia o da altre parti. Quindi è stato per me l'esperienza con la Pizza Italian Academy, è stata davvero molto importante. Oltretutto, qui a Londra ho continuato comunque l'attività di istruttore con Pizza Italian Academy. Ho avuto diversi ragazzi che si sono formati da noi, i quali si sono inseriti molto facilmente nel mondo lavorativo inglese, e quindi davvero mi sento molto soddisfatto, molto, e anche loro lo sono stati. E un'altra cosa importante che mi sento di dire anche ai ragazzi che vengono qua, che magari pensano di sapere tanto di Londra, quindi di potersi inserire facilmente, è che comunque al di là dell'impasto, al di là della qualità, al di là delle farine, un'altra cosa importante sono i gusti delle pizze, per cui all'inizio magari proponevo delle pizze classiche che in Italia erano magari andavano alla grande, però qui a Londra non funzionavano. Quindi un'altra cosa importante è anche sapersi adeguare e saper capire quali sono i gusti del posto dove poi si va a lavorare. Quindi questo è una discriminante poi tra chi troverà lavoro e chi